Parto dal presupposto che volevo fare un altro video in realtà, ma ho proprio sentito il bisogno di fare questo, ho proprio sentito il bisogno di parlare di questa cosa. Ciao a tutti praticanti e bentornati o benvenuti sul canale di Ars Regia. Io sono Elisa ed oggi, come avete visto, andiamo a parlare di ansia e come gestirla. Questo è un argomento che forse vi potrà sembrare più strano, più particolare, inusuale appunto per questo canale, ma in realtà io sono qua comunque per parlare anche un po' di lavoro su noi stessi, no? E in effetti l'ansia, che è una delle nostre emozioni, possiamo effettivamente gestirla, lavorarla in qualche modo anche con qualche consiglio magico. Perché ho sentito l'urgenza di fare questo video e di dargli precedenza piuttosto che ad altri? Perché effettivamente uno c'è bisogno di parlare di questa cosa, c'è sempre più bisogno di parlare dell'ansia nella società di oggi. Due, volevo ovviamente condividere con voi un po' la mia esperienza, perché ho passato recentemente, ho ripassato un periodo dove ero appunto un po' ansiosa, dove ho dovuto avere a che fare con l'ansia e non è la prima volta. E quindi volevo effettivamente aprirmi con voi anche su questo punto di vista e condividere anche questa cosa, perché sui social noi vediamo sempre solo il bello delle cose, tutte le cose estetiche, tutte le cose che ovviamente anch'io cerco di portare il bello, luce e positività, però non si parla secondo me abbastanza invece di temi importanti come questi. E soprattutto c'è, diciamo, l'idea errata che noi persone che siamo sui social siamo persone perfette, che non hanno nessun problema e che vivono nel mondo delle favole dove tutto va bene. In realtà non è così. Anch'io ho sofferto d'ansia e proprio ultimamente mi è capitato appunto di dovermi riaffacciare appunto a questa cosa. Anch'io sono una persona in carne ed ossa e siamo tutti umani e chiunque può attraversare un periodo del genere, chiunque può attraversare un periodo no, e questa cosa ci ricorda anche la ciclicità della vita. La vita è ciclica, ci sono sempre periodi no e periodi sì. E questo mi ricorda anche un po', sapete che io sono cartomante, mi ricorda un po' la carta della ruota della fortuna, perché la ruota della fortuna ci dice proprio che la ruota gira e che non può essere mai tutto uguale, c'è il movimento, c'è il cambiamento. Basta guardare al di fuori la natura, siamo in autunno e vediamo che la natura sta cambiando. Non si può essere sempre uguali, ci sono periodi che cambiano e appunto la ruota gira e la vita è ciclica. Quindi, proprio perché so che questo argomento è un argomento che personalmente mi sta a cuore, ma sono sicura starà a cuore molto anche a tutti voi, sono qua oggi per darvi 10 consigli magici e pratici per gestire meglio l'ansia. La prima cosa che dico, che non è un consiglio magico, ma è un grande disclaimer che voglio fare in questo video, è che la prima cosa in assoluto che io mi sento di consigliare a tutti coloro che soffrono di ansia è ovviamente la psicoterapia. La psicoterapia non esclude il percorso magico e il percorso magico non esclude la psicoterapia, anzi penso che se fatti insieme abbiamo sicuramente ancora più risultati. Io stessa ho fatto psicoterapia, ho tuttora contatti con la mia psicologa e penso che questa è una delle cose che più mi ha aiutato in assoluto nel gestire l'ansia e per appunto lavorare su me stessa. Quindi, oltre ovviamente al mio lavoro magico che già faccio per conto mio tutti i giorni, comunque l'intervento di un professionista che ha studiato la mente e la psicologia umana ovviamente è fondamentale. Quindi, se la mia parola ha un minimo di importanza per voi, non sottovalutate la psicoterapia, perché tante persone so che hanno molto pregiudizio, che sono magari un po' all'antica oppure non credono appunto negli psicologi in generale, non so per quale motivo. Quindi vi dico, veramente, veramente aiuta. Quindi non vi vergognate di chiedere aiuto, di voler esprimere alcune vostre problematiche, di volerle portare alla luce e condividerle con un professionista, perché davvero può fare la differenza. Adesso andiamo a vedere però ciò che possiamo fare noi, appunto, da soli in ambito magico. La prima cosa in assoluto, il primo consiglio in assoluto che vi do a livello magico è la meditazione. Sembrerà forse scontata, ma davvero, davvero, la meditazione è una delle cose che più fa la differenza, almeno per me. Questa è la mia esperienza e ogni volta che ho un po' d'ansia e ho la possibilità di fare una meditazione rilassante, davvero, se fatta con una certa intenzione, davvero, davvero aiuta. Se non manda via l'ansia del tutto, comunque la riesce a
calmare molto. Sappiamo che esistono vari tipi di meditazioni e quindi le meditazioni del quale sto parlando io ovviamente sono meditazioni di tipo rilassante, quindi meditazioni per il relax, per il rilassamento di corpo, mente, muscoli. Una meditazione che ci faccia proprio abbandonare il corpo e che ci faccia rilassare, che appunto rilassi anche i nostri muscoli, che sicuramente sono pieni di tensione quando appunto siamo in uno stato di ansia. Quindi non dobbiamo rilassare solo il corpo ma anche la mente, quindi fare meditazioni anche guidate, se ne trovano 3 milioni su YouTube anche, che potete appunto mettervi e che durano magari anche poco se non siete super esperti e non avete la possibilità o la capacità di meditare per un'ora. Semplicemente ci sono delle meditazioni da anche 10 minuti davvero, che veramente vi calmano in poco tempo, con poco sforzo, e aiutano tutto il vostro corpo e la vostra mente a rilassarsi un po'. Tra l'altro io ho fatto vari video sull'argomento, c'è un video dove parlo della meditazione in generale e un video in cui vi faccio una meditazione guidata, quindi andateli a vedere che ovviamente vi lascio. Il secondo consiglio è molto legato al primo, ma si possono fare anche separatamente, e stiamo parlando della respirazione. La respirazione è veramente molto molto sottovalutata, perché il saper respirare correttamente è già una cosa che aiuta nel quotidiano, ma se abbiamo problemi d'ansia o stiamo attraversando un momento nello specifico ansioso, possiamo effettivamente calmare appunto il nostro corpo, il nostro stato ansioso, semplicemente anche respirando. Non è un caso che a qualcuno che sta avendo un attacco d'ansia o comunque qualcuno che è molto agitato gli si dica respira, prendi un bel respiro, no? Non è un caso, perché noi in questo modo immettiamo ossigeno appunto che va al cervello, quindi un attimino ritorniamo anche un po' più lucidi rispetto al momento in cui siamo invece totalmente offuscati dall'ansia, e in più ci aiutiamo a concentrarci su qualcos'altro che non sia appunto l'ansia in sé in quel momento. Una respirazione che io vi consiglio tantissimo di provare, è studiata e provata contro l'ansia, è la respirazione a 4 oppure quadrato, insomma la chiamano in vari modi. Semplicemente dobbiamo ispirare per tot secondi, io di solito faccio 3 o 4 secondi, quindi contiamo 1, 2, 3, ispiriamo, poi stesso numero di secondi manteniamo, quindi 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, ributtiamo fuori l'aria e di nuovo 1, 2, 3, pausa. Quindi questo è veramente, veramente un metodo molto, molto utile, una respirazione molto utile, forse la più conosciuta appunto contro l'ansia. Potete farla sia appunto sul momento in cui viene l'ansia, ma in realtà se riuscite a trovare delle tecniche, a studiare un po' di più le tecniche di respirazione per avere una respirazione in generale corretta nel quotidiano, anche quello sicuramente aiuta. Terzo consiglio, che è quello penso sul quale io di più ho lavorato perché avevo più problemi su questa cosa, è lasciare andare. Non possiamo avere il controllo su tutto. Spessissimo l'ansia, specialmente quella di tipo anticipatorio appunto, viene proprio perché cerchiamo di calcolare tutto, di avere tutto sotto controllo, e tutto deve andare secondo i nostri piani, altrimenti viene l'ansia e ci agitiamo. Ma dobbiamo abbandonarci all'idea che non abbiamo tutto sotto controllo, che ci sono delle cose che possiamo gestire e controllare e delle cose che non possiamo. Ci sono degli imprevisti nella vita, ci sono dei cambiamenti. Dobbiamo semplicemente abbandonarci e seguire il flusso. Un attimino fare un passo indietro. Questa cosa a volte può sembrare spaventosa e dici oddio, devo lasciare le redini. Ma in realtà deve essere presa in modo quasi di posso lasciare andare, posso rilassarmi un attimo, posso un attimino fare un passo indietro e non dover controllare tutto ossessivamente. Quindi vedetela come una forma di liberazione, di proprio lasciare andare e di seguire il flusso. Tra l'altro questo pensiero mi ricorda molto la runa Perto, che è la runa appunto del destino, che ci dice un po' questa cosa. Ma qui poi ci arriveremo tra un attimo, riparleremo anche di rune. Un'ultima cosa che voglio dirvi prima riguardo questo argomento del lasciare andare è un pensiero che per me è stato molto utile e che spesso io mi faccio quando sono in ansia o soprattutto quando sono preoccupata per una cosa perché devo avere il controllo. Mi dico, ma se io sono preoccupata e vivo questa cosa in maniera preoccupata, prevengo un possibile imprevisto dall'avvenire? Cioè io posso prevenire un imprevisto se sono preoccupata?
No, perché se l'imprevisto accade, accade sia che io sia preoccupata, sia che io non sia preoccupata. Quindi a sto punto, tanto vale che me la vivo tranquillamente senza essere preoccupata, tanto vale che me la vivo da persona tranquilla. Quarto punto, riprendiamo un po' argomento rune, ma soprattutto sono qua per parlarvi dell'importanza dei sigilli. Anche i sigilli, appunto, possono essere ovviamente usati per qualunque scopo. Ho fatto un video a riguardo che vi lascio qua sui sigilli e sul come creare sigilli. Io li utilizzo tantissimo in tutte le mie pratiche in realtà, ma potete ovviamente usarli e crearne qualcuno apposito proprio per l'ansia. Quindi ovviamente potete creare qualsiasi sigillo, qualsiasi piccolo incantesimo appunto che vi possa essere utile portare magari con voi, ecco, per esempio creare dei sigilli con magari delle rune contro l'ansia, oppure semplicemente scrivere la parola tranquillità e creare un sigillo da quella parola, un sigillo per la calma, o appunto usare ovviamente qualsiasi corrispondenza magica, appunto. Alcune che mi sento di consigliarvi sono sicuramente le pietre blu. Per esempio, quasi tutte le pietre blu sono molto molto indicate per la calma e per il rilassamento, quindi lapislazzuli, calcite blu, sodalite anche. Sono tutte pietre che hanno molte proprietà di guarigione e di calma. Per esempio, io metto se sempre una pietra blu al collo, magari quando sono più agitata, ma qua poi ci arriviamo dopo. Potete ovviamente creare delle spell jar, quindi appunto delle boccette incantate con corrispondenze appunto per la calma. Ne ho fatta una, per esempio, che ho vicino al letto, che appunto è per aiutarmi a dormire. Ci ho messo della camomilla, ci ho messo appunto delle pietre blu, sigillato con la cera blu. Quindi utilizzate ovviamente tutte le corrispondenze, come in tutte le cose magiche. Potete creare appunto dei sacchettini contro l'ansia che appunto vi portate dietro. Potete bere delle tisane fatte con delle erbe contro l'ansia, per esempio camomilla, lavanda, oppure potete semplicemente portarvi le erbe con voi o annusarle. Per esempio, la lavanda, già solo al sentire l'odore, toglie tutta l'ansia, secondo me, cioè, è veramente fantastica. Potete effettivamente farvi dei bagni rituali contro l'ansia, appunto, mettendo dentro le corrispondenze che servono. Quindi sigilli e corrispondenze, appunto, utilizzateli e portatele con voi, oppure fate degli incantesimi a riguardo contro l'ansia. E ovviamente queste sarebbero ancora più potenti se messe insieme al punto 1 e 2, quindi meditazione e respirazione. Se riuscite a fare una meditazione nel quale respirate e nel quale magari vi tenete in quel momento qui sul cuore, sulla testa, insomma, dove sentite di più l'ansia, quel sacchetto, quella boccetta o insomma quella pietra, ecco, unite anche tutti i punti possibili. Il quinto punto riguarda un piccolo aiuto esterno, perché stiamo parlando di chiedere aiuto alle divinità e agli spiriti. Questo ovviamente per chi è pagano e per chi segue appunto un po' il culto degli antenati o degli spiriti in generale. Ovviamente sappiamo che possiamo contattare ed entrare in contatto appunto con una specifica divinità. Ovviamente andremo a chiedere a una divinità che per noi è una divinità protettrice, o comunque una divinità che ha a che fare con determinate qualità e virtù che ci servono in quel momento, quindi magari la calma oppure la forza di superare un periodo ansioso, eccetera, eccetera. E andremo magari a fare delle preghiere o delle offerte, appunto, dei rituali per quella divinità, per chiedere appunto in cambio la sua vicinanza, la sua protezione, la sua guida, la sua forza, appunto, per superare un periodo brutto. Stessa cosa, ovviamente, possiamo farla con i nostri antenati e con gli spiriti in generale. Vedrete che loro davvero, davvero vi staranno vicino. Punto numero 6, natura e movimento. Quindi andare a fare delle passeggiate in natura, qualsiasi modo che voi avete per essere in contatto un pochino con la natura, fatelo. Anche se non potete uscire di casa e vi mettete, non so, vicino a una pianta, davvero provate a fare una meditazione vicino alla pianta, per esempio, ok? Abbiate contatto con la natura e cercate quindi di muovere il vostro corpo. Quindi se potete uscite, fate la camminata. La camminata vi rimette in circolo l'energia, vi distrae, la natura vi calma in sé per sé, quindi se riuscite a fare la camminata in natura ancora meglio. E in generale il movimento appunto fa fluire bene l'energia nel nostro corpo e scioglie anche un po' di tensione, appunto, proprio perché, come abbiamo detto, quando siamo ansiosi siamo tutti rigidi, siamo tesi, e invece noi dobbiamo sciogliere, rilasciare. E questo ovviamente il movimento, magari la corsa oppure appunto la camminata o semplicemente una breve passeggiatina in natura, davvero fa la differenza. E ve lo dico per esperienza personale, perché quando siamo in un momento di ansia o in un periodo ansioso, tutto ci va tranne che di muoverci e fare troppe cose, proprio perché ci sentiamo paralizzati
abituati e dobbiamo stare nella nostra zona di comfort, ma questo è peggio, fa molto peggio, perché farà sì che il vostro corpo si irrigidisca e di conseguenza avrete anche problemi fisici. Io per esempio soffro di cervicale perché tutta la tensione che io ho la metto sempre qui, quindi se io sto troppo tesa, troppo immobile, ansiosa, mi fa pure male la cervicale, cioè nel senso non ci guadagno effettivamente. Quindi meglio far fluire l'energia, magari cercare di muovermi, ballare, qualsiasi cosa che appunto vi viene in mente che possa effettivamente sciogliere un pochino e far ricircolare l'energia e soprattutto anche distrarvi, fatela. E ovviamente, come dicevo, se riuscite, fatela in natura, perché la natura già è calmante di suo. Se riuscite, fate il punto 1 in natura, quindi meditate in natura ancora meglio, unite passeggiata a meditazione a natura, insomma. E al punto 7, che vi sto per dire, vi parlo invece di animali. Gli animali hanno un'energia fantastica che noi veramente ci sogniamo, quindi se riuscite ad andare in un posto dove ci sono animali, fatelo. Oppure se appunto avete degli animali domestici, stategli vicino, perché loro hanno veramente il potere in qualche modo di calmarci e soprattutto di distrarci, perché l'ansia a volte è qualcosa che ci prende, che non ci vuole lasciare andare. Se avete visto il film Inside Out 2, se non l'avete visto andatevelo a vedere, non vi farò spoiler, ma davvero davvero io ho pianto moltissimo con quel film, perché davvero rende l'idea di cosa l'ansia può fare, di quanto l'ansia può essere paralizzante, ok? Di conseguenza, se voi vi distraete, l'ansia pian piano se ne va da sola, ok? Perché non state lì costantemente immobili e paralizzati a pensare solo all'ansia e a farla crescere sempre di più, tra l'altro. Quindi se avete animali domestici, andategli a fare una coccola, vedrete che anche soltanto le fusa del vostro gatto o le leccatine del vostro cane veramente, veramente vi rimetteranno subito in sesto. Loro ci danno amore incondizionato e questo noi possiamo percepirlo. Tra l'altro ho fatto un video sul famiglio delle streghe che vi lascio qua, che potete sicuramente andare a vedere, perché ovviamente sto parlando anche di animali, non per forza fisici. Quindi se magari avete un animale guida, un animale totem in generale, potete magari cercare anche di fare una meditazione guidata per ricevere messaggi proprio dal vostro animale totem e magari contattarlo. Come i nostri carissimi amici pelosi ci amano, anche le persone intorno a noi ci amano, e quindi l'ottavo consiglio è: circondatevi di affetti, perché spesso noi, almeno per chi è come me, io cerco sempre di fare tutto da sola, devo sempre riuscire in tutto e raramente chiedo aiuto. Ma in realtà è veramente fondamentale che in un momento così brutto e così difficile voi vi circondiate di persone che vi amano e che voi amate, perché l'amore delle persone è veramente un qualcosa che può sciogliere qualsiasi blocco e scaldare il cuore in una maniera tale che veramente vi può veramente calmare, e una coccola, un abbraccio, un bacio da una persona amata, non immaginate il potere che ha in un momento in cui veramente siete invece disperati. Quindi magari circondatevi appunto con i vostri amici, magari se siete da soli a casa chiamate un vostro amico, il vostro compagno, la vostra compagna, vostra mamma, la vostra famiglia. Se potete uscite con un amico oppure andate a trovare qualche vostro familiare, perché veramente anche questo fa la differenza. E soprattutto questo vi ricorda che non siete soli, anche se state attraversando un periodo che solo voi potete comprendere, perché purtroppo solo voi siete dentro e siete i protagonisti di quel periodo brutto, ansioso. Comunque non siete soli, c'è sempre qualcuno lì fuori che è pronto a darvi il proprio supporto e il proprio amore. Nono consiglio, che abbiamo un pochino accennato prima, sono invece gli amuleti. Per amuleti ovviamente intendo un qualcosa che è per voi caro, quindi un oggetto, che sia un gioiello, comunque una cosa che vi portate, che però è a voi caro e che magari apparteneva, non so, magari a un antenato, oppure un qualsiasi simbolo o oggetto che per voi rappresenta un qualcosa di speciale. Caricatelo appunto e magari portatelo con voi e pensate che ogni volta che voi avete quell'amuleto addosso niente di brutto vi potrà succedere. Cercate in qualche modo di associare appunto il pensiero: non mi può succedere niente di brutto se ho questa cosa, ok? Oppure questa cosa per me uguale calma, metto questa collana uguale calma. I bambini, se ci pensate, lo fanno con il ciuccio o con la vestaglia della mamma, appena
piangono e sono agitati, il ciuccio è uguale calma oppure uguale conforto, appunto, ok? Di conseguenza il meccanismo è lo stesso, anche se non siamo bambini. Io, per esempio, come vi dicevo, specialmente per esempio quando viaggio, io porto sempre una collana con una pietra, appunto, blu, proprio perché so che quella pietra mi rilassa e so che con quella pietra io sarò calma. E ovviamente, come il principio del bambino che con il ciuccio si calma, dobbiamo applicare lo stesso principio, ovviamente aggiungendo un po' di magia. Quindi, se riuscite a caricare l'oggetto, riuscite a imprimerlo con una certa vibrazione, quello poi ovviamente vi infonderà dentro di voi, appunto, quella vibrazione, in questo caso magari quella della calma. E siamo arrivati all'ultimo consiglio, numero 10, che può sembrare forse quello più scontato, ma l'ansia non va gestita solo nel momento in cui c'è. Voi dovete cercare di avere uno stile di vita sano e di coltivare il vostro benessere sempre, quotidianamente, tutti i giorni, per tutta la vostra vita. Quindi avere momenti per voi, non sottovalutare l'importanza del self-care, tra l'altro ho fatto un video che vi lascio, appunto conoscere i propri limiti, non spingersi sempre troppo oltre, cercare di avere appunto dei momenti in cui ci rilassiamo e di avere appunto uno stile di vita in generale bilanciato, dove il vostro benessere è sempre al centro. Vi lascio con una frase che a me ha molto aiutato, me l'ha detta una persona che è stata molto vicino a me nel momento in cui mi sono trasferita qui a Edimburgo, e lei mi ha detto questa frase: io ogni volta che ho un attacco d'ansia o ho un momento d'ansia mi chiedo, mi è già successo altre volte? Sì. Le altre volte è mai successo qualcosa di brutto? Sono mai morta? No. Allora non mi succede manco questa volta. Questa è veramente una frase che potete dirvi nel momento, perché pian piano inizierete a riconoscere sempre di più i vostri sintomi e a gestirli sempre meglio, perché direte: ok, questa cosa mi è già successa, non è mai successo niente, se non sì, sto male in questo momento, ma è sempre passato poi, non sono mai morta e non morirò nemmeno questa volta. Ricordiamoci che i periodi brutti capitano sempre e capitano a tutti, senza distinzione di genere, ceto sociale, professione, niente, in tutto il mondo, a tutte le persone. Ma come i periodi brutti vengono, i periodi brutti passano. E ricordatevi che tutto, tutto, tutto passa. Quindi io spero di esservi stata utile con questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, veramente ci tengo a saperlo, è un argomento che mi sta molto a cuore. Quindi vi auguro come sempre una buona pratica, una pratica tranquilla, e vi do appuntamento al prossimo video.